Si sente sparare ancora fra gli alberi di Cuci, dove i Vietcong scavarono una fitta rete di gallerie che oggi si possono visitare. Si sente sparare ancora perché a disposizione dei turisti ci sono fucili d'attacco russi AK-47, ma anche pistole e perfino americanissime Colt. Un colpo, un dollaro, per provare il brivido dello sparo. Hanno fatto un'americanata ai vietnamiti e hanno trasformato questo luogo in una specie di parco giochi. Nel nome dello sviluppo turistico, questa volta hanno esagerato. Questa è l'area di Cuci, dove i Vietcong avevano le loro basi, una vera e propria città sotterranea con un reticolato di 200 km di tunnel. Ora questa è una delle zone da visitare per vedere come poi la guerra era combattuta dai Vietcong e dalla gente del nord. Per visitarla però, siccome i Vietcong sono piccolini e avevano bisogno di poco spazio per entrare nei tunnel, hanno un po' ampliato una zona e hanno reso più grandi, li hanno proprio allargati i tunnel per consentire l'accesso agli occidentali un po' corpulenti come noi. Allora andiamo a visitare, andiamo a vedere come vivevano nelle aree sottoterra, quali erano le loro abitudini, anche come mangiavano. Insomma, andiamo a cercare di capire come i Vietcong hanno fatto a vincere la guerra. Vediamo. I don't like it. Young men fighting, look at your women crying, look at your young men dying, the way they've always done. Una delle armi segrete dei Vietcong erano le trappole, un sistema atroce e ingegnoso usato per uccidere gli americani, così ben equipaggiati con armi e attrezzature, ma quasi impotenti di fronte alla fantasia bellica dei padroni di casa. Venivano sistemate nella giungla, pronte a scattare quando invisibili fili tesi fra gli alberi venivano sfiorati o appena un piede calpestava foglie che nascondevano una voragine, in fondo alla quale il marine che cadeva finiva infilzato come in un grill. Usciamo da uno dei tunnel di Cuci e lei è Nghie. È una ragazza di 26 anni, vestita come erano vestite le guerrigliere Vietcong, cioè con un audai nero. Così uscivano dai tunnel per andare in missione a Ho Chi Minh City, allora si chiamava Saigon, o da altre parti. Vestivano di nero perché spesso lo facevano di notte. Quelle che non tornavano, e questa è una leggenda toccante di questa zona di Vietnam, si trasformavano nelle farfalle multicolori del Mekong, che sono proprio la rappresentazione delle ragazze della guerriglia vietnamita che sono morte in missione. Nelle nostre unità c'è una donna ogni 5 uomini, raccontò Doriana Fallaci, un Vietcong di base a Cuci catturato dall'esercito del sud. Le donne Vietcong che combattono non puoi toccarle se non le sposi, non puoi neppure andarci a spasso nei boschi, a meno che tu non sia in pattuglia per cercare il nemico. Questa ragazza era sempre in pattuglia con me ed io non ci pensavo neanche a toccarla.